Un saluto a tutti gli amici di Android Geek. Oggi recensiremo un prodotto che potrebbe essere una sorta di best seller natalizio per quanto riguarda gli smartphone Android. Si tratta di LG Optimus Seoul, ovvero il primo terminale della casa coreana ad avere uno schermo con tecnologia AMOLED, nello specifico l'Ultra AMOLED. È acquistabile a un costo di 299 euro in due colorazioni, la Black Titan, che poi è l'oggetto di questa recensione, ma c'è anche la versione totalmente nera, anche se però almeno per il momento è un'esclusiva di Vodafone. Si pone quindi nella fascia media del mercato e, come vi dicevo appunto poco fa, potrebbe essere tra gli smartphone più venduti di questo Natale. Tra i più venduti perché comunque caratteristiche molto interessanti, a partire dal design che è veramente molto bello, raffinato ed elegante. Poi non è affatto ingombrante, tanto che le misure sono di 122,5 mm di lunghezza, 62,5 di larghezza e soltanto 9,8 di spessore, quindi veramente iper sottile. Inoltre il peso praticamente è nullo, abbiamo un peso di 110 grammi con inclusa la batteria da 1540 mAh, quindi un peso che veramente non si sente assolutamente in tasca. A livello di costruzione è molto buono, abbiamo il Gorilla Glass che protegge lo schermo, la cover posteriore è in plastica, una plastica molto leggera. Forse un pochino scivolosa, almeno forse un po' complice gli angoli smussati e un po' la superficie liscia della cover posteriore potrebbe dare, diciamo, questa sensazione. A me personalmente non è mai scivolata, però potrebbe darlo. A parte questo, vediamolo un pochino meglio nel dettaglio. Sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, sulla parte inferiore praticamente pulito, così come pulito sul lato destro. Mentre nella parte superiore abbiamo il pulsante accensione e spegnimento, la porta micro USB, abbiamo il foro per inserire le cuffie e abbiamo anche un piccolo microfono che riduce i rumori esterni. Inoltre abbiamo sul retro una fotocamera a 5 megapixel con autofocus, ma purtroppo non abbiamo il flash LED. Questa potrebbe essere una pecca. Inoltre registra video a 720p. Poi abbiamo una cassa posteriore che garantisce una qualità molto buona dell'audio e un volume piuttosto alto, anche se però c'è un piccolo controsenso, o meglio, non è proprio il massimo aver deciso di posizionare qui la cassa, perché quando andremo a appoggiarlo su un tavolo, diciamo, il suono si riduce abbastanza e ve lo faccio subito vedere. Allora, scegliamo una canzone. Ad esempio questa. Quindi, come si può sentire, l'audio è ovviamente molto buono, pulito, il volume è anche alto, però una volta che appoggiamo sul tavolo si riduce abbastanza, forse anche un po' complice il fatto che abbiamo una cover un po' in plastica. Già che ci siamo, facciamo anche la classica chiamata al 414, così vediamo anche l'audio in viva voce. Quindi anche qui vedete come il via voce comunque è molto forte. Diciamo che questo problemino potrebbe non tanto verificarsi quando lo appoggiamo su un tavolo, ma più che altro quando magari lo appoggiamo su una superficie morbida, ecco. Per il resto comunque le casse pompano abbastanza e quando siamo in caso di viva voce comunque l'audio si sente forte lo stesso. Per quanto riguarda invece le chiamate classiche, le normali conversazioni, l'altoparlante anteriore fa un ottimo lavoro, si sente veramente pulitissimo, senza gracchi, è veramente forte, quindi
dal punto di vista telefonico questo Optimus Soul è molto molto valido. Già che ci siamo, diciamo, descriviamo il terminale frontalmente. Abbiamo una camera da VGA anteriore che ci consente di effettuare videochiamate anche in maniera tradizionale. Abbiamo i sensori di prossimità e di luminosità che in questo momento non si vedono perché comunque sono nascosti nel nero. Non abbiamo il LED di stato, ovviamente come tutta la serie Optimus. Abbiamo i tre tasti soft touch, menu home e back. Non abbiamo il tasto ricerca. Ma questo non è un vero problema. Più che altro quello che può dare un pochino fastidio è il fatto che questi tre tasti molto velocemente si spengono anche quando il display è acceso. Se di giorno questo non è un problema, di notte, comunque quando siamo in stanze un pochino buie, potrebbe essere fastidioso il fatto che non riusciamo a beccare il pulsante. Poi abbiamo ovviamente lo schermo da 3,8 pollici. Con risoluzione 800x480 pixel, ma soprattutto Ultra AMOLED, ossia uno schermo veramente fantastico che ha una resa in nero incredibile. Praticamente si confonde con la cornice, anzi, ad essere sincero, è più nero lo schermo che la cornice. Al momento io ho dovuto comunque abbassare la luminosità al 50% perché al 100% potrebbe dare qualche problema alla videocamera e voi non vedere bene la videorecensione. Comunque, veramente è una resa eccezionale, ve lo dimostro con alcuni video. Adesso prendiamo questo. In questo video si può apprezzare la qualità dei neri, ma ne vediamo anche uno un po' più colorato per vedere come rendono anche gli altri colori. Vediamo. Andiamo un pochino indietro. Quindi vedete com'è, la resa è veramente molto bella, i colori sono molto vivi, vivaci. Per quanto mi riguarda, ho potuto anche fare il confronto col Super AMOLED Plus, quello del Galaxy S2, e a essere sincero, preferisco un po' meglio, un po' più questo proprio Ultra AMOLED. Perché? Perché i neri mi sono sembrati un pochino più neri, i bianchi effettivamente bianchi, quindi non tendenti all'azzurrino, e poi i colori penso siano più calibrati un po' per una resa naturale, quindi molto vivace però comunque naturale. Invece sul Super AMOLED Plus, almeno da come ho visto io, Samsung ha puntato su un contrasto veramente molto sparato, tanto che i colori risultano molto fluorescenti. Comunque è una questione di gusti, io personalmente preferisco un po' più i colori vivaci, ma allo stesso tempo un troppo innaturali, ecco. Quindi resa eccezionale del display Ultra AMOLED. Passiamo a vedere un po' il lato software. Abbiamo Android in versione 2.3.4 Gingerbread, quindi ultimissima versione di Android. Ancora non ci sono notizie per quanto riguarda un eventuale aggiornamento ad Ice Cream Sandwich. Noi pensiamo che comunque LG farà ricevere questo smartphone proprio l'aggiornamento ad Ice Cream Sandwich, così come è capitato come capiterà su Optimus Dual Black e 3D. Questo perché comunque, se consideriamo l'hardware di questo smartphone,
Si capisce che non è assolutamente inferiore sempre all'Optimus Black, anzi, qui abbiamo una piattaforma Snapdragon S2 con processore Scorpion da 1 GHz che solitamente è più performante rispetto a un Cortex Auto da 1 GHz. Idem la GPU Adreno 205 è più performante rispetto a quella del Black. La quantità di RAM è comunque molto buona, 512 MB, sufficienti. Inoltre anche una ottima quantità di memoria interna, ne abbiamo 1 GB libera per installare applicazioni, però quindi praticamente penso sia attorno al 2 GB almeno la quantità totale di ROM dove eventualmente piazzare Ice Cream Sandwich. Quindi dal punto di vista dell'hardware sicuramente non ci sono problemi. Secondo noi c'è una buonissima possibilità che questo prodotto venga aggiornato. Quindi non ci facciamo carico ovviamente della voce di LG, chiaro, però ci sono molte buone probabilità, possibilità. Diceva appunto Android 2.3.4 con interfaccia Optimus 2.0, la stessa che avevamo visto già su Black e poi è stata anche ripresa dall'Optimus 3D. Quindi un'interfaccia che permette un'alta personalizzazione a cominciare dalle schermate, se ne possono aggiungere fino diciamo, a 7. Oppure possiamo, diciamo, rimuovere quante ne vogliamo. Io personalmente ne imposto sempre 5 che comunque mi sono più che sufficienti. Abbiamo tanti widget che possiamo impostare, quello dell'album fotografico, i contatti preferiti, ve ne faccio vedere qualcuno. Vedete come tra l'altro ogni widget ha la sua nuova versione, cioè più o meno grande. Quello del Meta, mi pare ce ne sono ben 3 versioni. Abbiamo i preferiti, quello di LG Smart World. Non abbiamo il widget della musica perché è stato integrato praticamente all'interno della barra delle notifiche. Comunque ce ne sono veramente tanti, ognuno diciamo è ridimensionabile, ne faccio vedere alcuni, ad esempio questo del calendario, se noi lo vogliamo ridimensionare, basterà appunto fare così e l'avremo più piccolino. Idem, diciamo gli altri, ad esempio questo widget. E ovviamente se poi vogliamo rimuoverlo possiamo anche portarlo sul cestino. Poi abbiamo la possibilità di visualizzare le icone come ci piace, ad esempio delle applicazioni si intende, quindi ad esempio a lista, a griglia, con scorrimento verticale e orizzontale. Possiamo anche radunare tutte le applicazioni in categorie che noi possiamo creare, rinominare e quindi spostare le applicazioni stesse. Possiamo anche velocemente cancellare le applicazioni con un singolo tocco in questo modo. Vediamo. In questo modo, molto molto veloce. Quindi un'interfaccia Optimus 2.0 che è veramente molto piacevole. Garantisce un'alta personalizzazione e anche piuttosto divertente e colorata. Inoltre supporta anche le gesture. Vediamo dove sono, eccole qui. Anche se devo dire che però rispetto all'Optimus Black ce ne sono di meno. Però ce ne sono un po' più dell'Optimus 3D. Passiamo adesso a vedere magari qualche applicazione pre-installata su questo smartphone. A partire dalla fotocamera che ricordo essere a 5 megapixel, l'interfaccia dell'applicazione fotocamera è stata personalizzata da LG. Possiamo, vedete, impostare lo zoom oppure decidere il bilanciamento dell'esposizione, selezionare le scene ideali per scattare al meglio le nostre fotografie in base alle situazioni. Possiamo decidere l'ISO, la messa a fuoco di due tipi, quella automatica oppure basata sul rilevamento dei volti, il bilanciamento del bianco. Quello che non possiamo fare in realtà è mettere un tono silenzioso per il tono appunto dello scatto. Quindi se siete in un ambiente un po' silenzioso e scattate una fotografia, si sentirà il rumore e quindi qualcuno potrebbe anche
guardarlo un po' male. Questa era la stessa cosa che ci trasciniamo già fin dall'Optimus Black, ricordo. In ogni caso, switchando in modalità video possiamo registrare video fino a 1280x720 pixel, quindi in HD Ready. E anche qui qualche impostazione possiamo settarla più o meno utile. Già che ci siamo, entriamo nella galleria. Vedete come la galleria, tra l'altro, viene caricata super velocemente. Le foto sono buone, devo dire, almeno quelle, diciamo, diurne all'aperto sono piuttosto buone. Buon dettaglio, buoni colori. Vediamo anche qualche macro, ad esempio questa. Ma anche in generale, diciamo, i paesaggi vengono piuttosto bene, anche quelli un pochino notturni, impostando un ISO un po' alto. Purtroppo però non c'è la foto, non c'è, scusate, il LED flash, quindi purtroppo se volete fare alcune fotografie ravvicinate e siete in un'ambientazione un pochino buia, qualche problemino questo Optimus Solo ce l'ha. Possiamo ovviamente condividere le foto praticamente con tutto in tutti i modi. E volevo farvi vedere appunto un video, vediamo quale, praticamente questo. Vedete come la resa è molto buona, ma soprattutto c'è un'ottima fluidità. Passiamo adesso ad altro, a vedere magari qualche altra applicazione presente su questo smartphone. Allora, c'è, cosa c'è? Vediamo. Vabbè, gestione applicazione praticamente per killare eventuali applicazioni. Abbiamo Smart Share per condividere contenuti multimediali con TV dotati di tecnologia DLNA. Abbiamo Wi-Fi Cast, mi pare sia il Wi-Fi Direct. Le note. Abbiamo Polaris Office per visualizzare documenti Office, ma c'è anche LG Smartwatch. Che cos'è? In pratica è il market di LG. È un po' simile al vecchio Android Market, quello un po' praticamente quello di 2 mesi fa, quello, diciamo, verde. Vedete com'è molto molto simile, abbiamo le categorie. È molto, diciamo, leggero, quindi non è pesante come l'ultima versione del market. Abbiamo le classiche tre sottosezioni: novità, top gratis e a pagamento. Ci sono sia applicazioni sviluppate da LG e sia quelle, diciamo, che troviamo un po' sul market. Diciamo che è una buona seconda risorsa rispetto all'Android market, che fa sicuramente piacere. Poi vediamo, volevo farvi vedere la scrittura. Abbiamo la classica tastiera di Gingerbread personalizzata da LG. Si scrive piuttosto bene, vediamo. Ops. Vedete come comunque è piuttosto veloce, non ci sono dei lag. C'è anche la tastiera, scusate, il microfono, quindi se noi facciamo la prova, vediamo. Ciao da Matteo. Ecco qui, praticamente è riuscito, diciamo, a scrivere, a captare correttamente. Inoltre faccio notare una piccola chicca, che poi è la stessa che aveva l'Optimus Black, ossia possiamo sfruttare le gesture. Quindi, ad esempio, picchiettando ai bordi del terminale per tornare indietro avanti col cursore, quindi spostandoci col cursore, eventualmente correggere gli errori ortografici. Però rispetto al Black devo dire che questa cosa funziona soltanto in portrait, praticamente picchiettando i bordi del terminale, però non in maniera orizzontale. Infatti, se picchiettiamo, diciamo, in questi due lati non va. Quindi praticamente è sensibile soltanto da questi due lati. Andiamo adesso alla navigazione web, un aspetto ovviamente fondamentale per uno smartphone Android. Browser web che, come si può notare, è comunque personalizzato da LG. Abbiamo questa barra che ci permette velocemente di andare indietro avanti sul web. Al tempo stesso possiamo aprire nuove pagine come ad esempio il Corriere dello Sport.
e al tempo stesso possiamo anche switchare velocemente tra una pagina e l'altra. E eventualmente chiudere se più o poi non ci interessa più. Navigazione web comunque molto buona, vedete come la fluidità c'è, il pinch to zoom è veramente rapido, la buona anche la rotazione, la velocità di rotazione, quindi dell'accelerometro. Supporto ovviamente i video in flash, al momento l'avevamo praticamente su richiesta, flash 11.1 per la precisione, perché comunque è aggiornata all'ultimissima versione del plugin di Adobe. Già che ci siamo, appunto, vediamo come visualizza un video in flash. Andiamo sulla recensione del Motorola Zoom, se ce la facciamo. Vediamo, ecco, questa volta buona. Vedete come sta ancora caricando, però diciamo la fluidità è piuttosto buona. Ops, adesso sta facendo qualche scherzetto. Un attimino di pazienza, perché comunque non abbiamo una connessione velocissima oggi, qualche problemino con la DSL. Video recensione del Motorola Razr. Nella prima parte abbiamo effettuato un hardware tour di design dello smartphone, e in questa parte faremo vedere il software installato a bordo. Iniziamo Quindi con. usciamo, vedete com'è, comunque la navigazione web è molto buona, quindi contenuti in flash gestiti molto bene e quindi esperienza web completa. Passiamo adesso magari al lato un po' ludico dello smartphone, quindi facciamo partire Shadowgun, che è un gioco piuttosto complesso a livello di grafica, che però l'Adreno 205 riesce agevolmente a gestire. E anche qui devo dire che l'Ultra AMOLED fa la sua porca figura, perché è molto molto bello giocare su uno schermo molto vivo, molto vivace a livello di colori. Forse ancora un effetto ancora più bello lo fa l'altro gioco di Madfinger Games, che mi pare sia Samurai 2 Vengeance. Comunque noi proviamo Shadowgun anche per cambiare un po' ogni tanto. Vedete come la resa è molto piacevole. Adesso sono sicuro che mi distruggeranno, però. Vabbè, adesso non guardate come sto giocando, purtroppo non giocare e filmare con una videocamera davanti non è proprio facilissimo, però come vedete quindi la fluidità è molto buona in qualsiasi frangente del gioco, devo dire. Usciamo, ma comunque dico che faremo un focus anche sui giochi, quindi ci sarà, diciamo, occasione per testare a fondo le potenzialità ludiche di questo LG Optimus Solo, così come faremo anche degli altri focus come quello delle foto, dei video, dello schermo e via dicendo. Quindi un'ultima considerazione sull'autonomia, autonomia che è molto buona, devo dire che arriva a fine giornata abbastanza tranquillamente, perché comunque la batteria ha un'alta capacità da 1540 mAh, con un uso intenso, però se noi comunque sfruttiamo un po' quella che è la peculiarità della tecnologia AMOLED, in questo caso l'Ultra AMOLED, possiamo guadagnare un'ulteriore mezza giornata, diciamo. Nello specifico non so se avete notato come io ho impostato uno schermo nero, oppure come i vari menu, sottomenu o widget, o anche le applicazioni, all'interno delle applicazioni vediamo come il tono è sempre tendente al nero, comunque colori molto scuri. Questo perché LG ha fatto questa scelta proprio perché l'Ultra AMOLED consuma molto poco nella visualizzazione dei neri e quindi si può risparmiare batteria.
Quindi se voi anche avete un prodotto con TechCrunch AMOLED, se voi anche scaricate applicazioni dall'Android Market, verificate anche se tra le impostazioni c'è la possibilità di visualizzare l'applicazione con un tema scuro, comunque nero, e vedrete che guadagnerete ulteriore batteria. Quindi se facciamo un uso intelligente della tecnologia AMOLED possiamo guadagnare qualcosa. Detto questo, arriviamo quindi alle conclusioni. Quindi questo LG Optimus Solo è un prodotto che a noi è piaciuto veramente tanto, ci ha soprattutto sorpreso, tanto che lo riteniamo ad oggi lo smartphone migliore tra quelli attualmente al prezzo di 299 euro. Perché se da un punto di vista delle prestazioni o comunque delle caratteristiche tecniche siamo allineati ai concorrenti, dall'altra parte c'è appunto uno schermo Ultra AMOLED che sbaraglia praticamente completamente la concorrenza, che quasi spesso e volentieri montano pannelli Super LCD, tra cui faremo anche un confronto video in un focus a parte. Quindi un prodotto che certo non è esente, diciamo, da difetti. Ad esempio c'è qualche bug software, qualche volta va in crash quando si passa nella modalità notturna della fotocamera, ho notato, oppure il widget dei social network, qualche volta, anzi quasi sempre, quando andiamo a spegnere il cellulare, lo riaccendiamo, comunque riavviamo, questo widget prende e sparisce e ogni volta dobbiamo reinserirlo. Manca la foto, scusate, il LED flash, potrebbe quindi un po' dare fastidio, potrebbe essere un po' un peccato, però tutto sommato è un prodotto che garantisce una piacevolissima esperienza Android, divertente, personalizzabile, cioè è comunque molto bello e potrebbe essere proprio il regalino giusto da chiedere a Babbo Natale, diciamo così. Con questo, diciamo, ho concluso. Io ricordo che faremo appunto diversi focus. Se voi comunque avete delle richieste, delle curiosità che volete soddisfare su questo smartphone, noi ci siamo e quindi ci trovate sul nostro sito, ossia androidgeek.it. Un saluto da Matteo. Ciao ciao!